Ciao amiche, buongiorno, benvenute sul mio canale. Oggi volevo parlarvi di un argomento che ho che mi è venuto in mente leggendo alcuni commenti sotto i video precedenti. Ho preso degli appunti, ho riflettuto un po' e quello che dirò in questo video sarà esclusivamente frutto della mia esperienza personale e dell'osservazione di persone vicine a me che magari hanno avuto esperienze simili. Può capitare a tutte noi, ad un certo punto della nostra vita, di ritrovarci sole e senza lavoro. Sole intendo senza appoggi, senza amici, magari senza una famiglia o con una famiglia o attorniate da persone su cui per vari motivi non possiamo contare. E naturalmente questa dimensione è brutta a qualsiasi età, ma lo è secondo me ancora di più dopo i 40-50 anni, perché se si è giovani è facile anche psicologicamente pensare di rifarsi una vita, ricominciare da zero, è più facile forse trovare un lavoro, mentre sopra i 35 anni diventa tutto un po' più difficile, anche se comunque una donna di 35, 40, 50 anni è una donna ancora giovane. Però la nostra società, forse e sicuramente il mondo del lavoro, non considera questa età giovane. Allora io faccio una premessa. Premetto che a mio parere, ma questa è una mia opinione personale, nella nostra società si dà troppa importanza al ruolo lavorativo che svolgiamo. Mi capita di leggere sui giornali o di sentire comunemente definire una persona quello è avvocato, quello è falegname, quello è commercialista. Cioè si definisce, oppure sui giornali tante volte capita di leggere è successo questo e questo. La persona implicata è l'avvocato tal dei tali, quindi si definisce proprio una persona con il suo ruolo lavorativo e secondo me questo è sbagliato, o perlomeno questo contribuisce a farci stare male. Si dà molta importanza al lavoro. Ci caratterizza, si identifica una persona per il lavoro che fa, ma in realtà, soprattutto negli ultimi anni, il lavoro si cambia molto velocemente. Non è più come una volta che uno faceva l'operaio e lo faceva per tutta la vita perché la ditta lo assumeva e lui in quella ditta trovava una specie di famiglia che lo portava fino alla pensione. Oggi è difficile che sia così, si cambia molto spesso, anche ogni 3 mesi si cambia lavoro e quindi ci si sente, se prima era un aspetto che caratterizzava molto la vita di una persona, adesso non è più così. Nonostante tutto, si continua a dare importanza. Per esempio, qualche settimana fa sono andata ad una riunione di un'associazione culturale che faceva tutto tranne che parlare di lavoro e quindi una cosa per svago, una cosa ricreativa e non ci conoscevamo e la prima cosa che mi hanno chiesto è che lavoro fai? A me questa domanda dà molto fastidio perché in realtà io sono lì per fare tutt'altro e anche quella sera in cui sono lì per svagarmi mi viene chiesto di parlare del mio lavoro attuale, che è un lavoro che faccio esclusivamente per mantenermi, non è certo lo scopo della mia vita, questo lo voglio precisare.
Anche perché nel corso della mia vita ho cambiato tantissimi lavori. E se devo essere sincera e devo dire la verità, il mio lavoro, quello per cui veramente io sentivo di provare molta passione, molto affetto anche, di essere veramente portata, è un lavoro che ho fatto in passato ed è quello di restauratrice. E adesso non lo faccio più per tanti motivi. Quindi tutto quello che ho fatto poi sono stati lavori che ho fatto esclusivamente per sopravvivenza. Quindi ma comunque quello che voglio dire, anche il lavoro che ci piace non è quello che ci caratterizza, non è quello che è importante, perché come succede può cambiare, possiamo essere impossibilitati a farlo e ad un certo punto della nostra vita e quindi non è certo quello che ci identifica e che caratterizza una persona. Io preferirei che quando faccio la conoscenza di qualcuno, le persone mi chiedessero che cosa ti piace, che cosa ti piace fare, quali sono le tue passioni, piuttosto che qual è il tuo lavoro. Ma questo non succede quasi mai, praticamente penso non mi sia mai successo che mi facessero questa domanda. Per questo, se ci capita di trovarci senza lavoro, senza una professionalità definita e per di più magari senza amici e con poche conoscenze, è normale sentirsi falliti, sentirsi esclusi e sentirsi male ed è normale sentirsi sconfortati e magari cadere in depressione. Perché il lavoro ci fa apparire, ci fa sentire ben integrati nella società. Ma non avere un lavoro o perdere il lavoro o non aver costruito una professionalità può capitare per tanti motivi. Per esempio, soprattutto alle donne, magari ci si è dedicate per tanti anni alla famiglia, alla crescita dei figli, al marito e al benessere della propria famiglia e ad un certo punto, quando i figli crescono, vanno all'università, se ne vanno e magari il marito ci lascia, perché può capitare anche questo, ci si ritrova improvvisamente sole e con la sensazione di non avere più nulla, di non valere niente. Oppure abbiamo avuto problemi di salute che ci hanno portato fuori dal mondo del lavoro per tanto tempo, perché abbiamo dovuto curarci e quindi quando siamo guarite ci ritroviamo così un po' spaesate senza una collocazione precisa. Oppure siamo costretti per vari eventi a cambiare totalmente il lavoro. Dobbiamo cambiare la nostra vita e dobbiamo necessariamente cambiare settore lavorativo e quindi non abbiamo nessuna professionalità perché dobbiamo cambiare e ci troviamo spaesate senza conoscenze e senza idee da dove che ci possano aiutare per capire da dove ripartire. A causa di questo e a causa anche del confronto con gli altri, magari del confronto con conoscenti, con parenti o con i nostri coetanei che magari apparentemente hanno una situazione più stabile, più riuscita della nostra, la nostra autostima può veramente cadere in basso e possiamo sentirci veramente falliti. Questo secondo me è dovuto al fatto anche che può capitare che non abbiamo vicino nessuno che riesce in qualche modo a nutrirci, nutrire questa nostra voglia di fare l'autostima. Se abbiamo vicino delle vere amiche,
una famiglia che comunque ci vuole bene o un compagno, un marito che ci supporta veramente, diventa tutto più facile. Ma se invece siamo da soli o abbiamo vicino persone che si disinteressano completamente a noi oppure addirittura ci sabotano in qualche modo, diventa tutto molto più difficile. Allora, che cosa fare? Io vi dico quello che ho fatto io quando mi sono ritrovata qualche anno fa a dover ricostruire tutto da zero, cambiare completamente settore lavorativo e ricominciare da capo a 40 anni. Allora, secondo me la cosa più importante è ripartire da noi stesse. Non aspettare l'aiuto o sperare nell'aiuto esterno perché questo non verrà. Purtroppo, a parte rare eccezioni, soprattutto quando siamo in difficoltà, le persone, si allontanano. Non capita sempre, ci sono delle occasioni, delle rare occasioni in cui vediamo chi ci sta vicino e capiamo chi sono i veri amici, però la maggior parte magari della cerchia di persone che prima ci stava attorno, se siamo in difficoltà, si dissolve. E questo è normale, aspettatevelo. Quindi ripartiamo da noi stesse e da quello che sappiamo fare. Da quello che vogliamo fare e da quelli che sono i nostri talenti e le cose che ci piacciono o che ci piacevano in passato. Per esempio, abbiamo studiato lingue o una lingua straniera, la sappiamo parlare bene. Pensiamo di mettere a frutto questa conoscenza che noi abbiamo. Tipo dando delle ripetizioni o cercando lavoro come traduttore, traduttrice. È un lavoro che si può fare anche da casa, online. Per esempio, ci sono delle ditte che cercano traduttori. Oppure sappiamo cucire bene. Ci piace cucire, siamo brave in questo. Ecco che possiamo pensare di sfruttare questa passione. Oppure abbiamo la passione per i cosmetici. Sappiamo tante cose, ci appassioniamo, ci interessa questo mondo. Possiamo anche lì proporci, cioè farci venire l'idea comunque di, non dico di aprire un'attività perché comunque magari all'inizio non si hanno i mezzi, non si hanno i fondi necessari. Ma magari cercare un lavoro come consulente di bellezza o come promoter di cosmetici nelle farmacie, nelle parafarmacie, nelle profumerie, cercano molto questa figura. Ecco, queste sono delle idee che mi sono venute in mente vedendo anche le esperienze delle persone che conosco. Allora, quindi pensiamo ai nostri talenti, a quali sono i nostri talenti. Ci piace scrivere, ci piace vendere, ci piace cucire. Possiamo pensare comunque di fare qualcosa con quello che abbiamo. Se crediamo di non avere talenti, perché capita, ma soprattutto quando ci sentiamo fallite, l'autostima è bassa, pensiamo di non valere niente, pensiamo anche di non avere talenti. Invece, a mio parere, tutti abbiamo dei talenti, anche nascosti, che magari non abbiamo tirato fuori, ma in realtà ci sono. Ecco, se pensiamo di non avere talenti, beh, lavoriamo su quello, ma pensiamo a quello che più all'attività lavorativa, perché qui stiamo parlando di uscire dalle acque stagnanti, dalla palude della disistima e del fatto di trovarci sole in casa, senza lavoro e senza amicizie,
pensiamo a quello che più si avvicina a quello che ci piace fare, alla nostra indole. Per esempio, vi racconto la mia esperienza personale. Io mi sono ritrovata, appunto, come vi ho già detto in precedenza, a dover ricominciare da zero. Dovevo cambiare settore lavorativo e mi sono ritrovata senza conoscenze, senza amicizie a cui chiedere una mano e senza lavoro. Avevo una formazione, ho una formazione molto specifica di nicchia che quindi è difficilmente applicabile ad altri ambienti, ad altri ambiti lavorativi. Quindi è più difficile trovare un altro lavoro e ricollocarsi in questa situazione, perché se uno, che ne so, ha studiato ragioneria, ha fatto il contabile, è facile magari trovare un'altra collocazione in un'azienda simile a quella che ha lasciato, facendo anche un lavoro se non uguale, ma piuttosto simile. Ma se si proviene da un ambiente come quello dell'arte, del restauro, eccetera, in cui si ha una formazione, si sono svolti compiti abbastanza specifici, è difficile poi ricollocarsi e trovare un'alternativa. E quindi questo rende tutto più difficile. Allora, che cosa ho fatto? Ho pensato che comunque dovevo muovermi, perché nessuno viene a bussare alla porta di casa tua e ti propone qualcosa, ti propone una soluzione semplice, facile e immediata. Quindi, anche se lo sconforto è tanto, bisogna sforzarsi di muoversi, muoversi. Se ci si muove, qualcosa succede di sicuro. Quindi, in quel momento, trovandomi così spiazzata, non sapendo da dove cominciare, cosa ho fatto? Ho ripensato ai lavoretti che facevo quando avevo 20 anni, quando ero studentessa. Ho fatto per qualche anno la promoter nei supermercati. Cos'è la promoter? È quella signora o signorina che di solito è lì con la sua camicia bianca, il suo tailleur, oppure con il grembiulino se fa promozione di alimenti, per esempio. Di solito lavora per un'azienda tramite l'agenzia che la contatta e propone il prodotto, quindi spiega il prodotto, lo vende, dà degli omaggi se ci sono gli omaggi, lo fa assaggiare il prodotto se è un prodotto che si può degustare, eccetera. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella, per comunque uscire dalla palude in cui ero, solo che erano passati 20 anni, quindi io non avevo più nessun contatto con le agenzie con cui avevo lavorato, non conoscevo più nessuno, tutto era cambiato attorno a me e non sapevo più comunque se mi avrebbero preso per fare questo lavoro, visto che non ero più una ragazza così giovane e il mondo era molto cambiato. Allora, cercando i soliti annunci su internet, su subito.it, ho trovato un annuncio in cui un'agenzia cercava una promoter per qualche fine settimana al mese. Il lavoro sarebbe stato in un ipermercato nella mia zona e la mansione sarebbe stata quella di far degustare una nota marca di olio d'oliva. E lì io ho mandato la richiesta e ne ho mandate tantissime in quel periodo, ma ho mandato anche quella.
ho pensato che quello sarebbe stato il modo per rompere il ghiaccio e tornare magari a fare qualcosa, a muovermi, a uscire dallo stagno in cui ero. Bene, cos'è successo? È successo che il giorno dopo questa agenzia mi ha contattato e dopo un breve colloquio telefonico mi ha assegnato il lavoro, mi ha mandato il contratto via mail e io dopo il fine settimana successivo sono andata in questo ipermercato con il mio banchetto, con le bruschettine e l'olio da far assaggiare e ho iniziato questa nuova avventura. Allora, devo dire che non è stato facile per me tornare indietro, nel senso, dopo tutta l'acqua che era passata sotto i ponti, le cose belle che avevo fatto, le cose, i lavori interessanti, eccetera, ritrovarmi a fare la promoter, la degustazione dell'olio d'oliva non è stato semplice da accettare. Quei primi giorni li ho vissuti un po' male perché mi sembrava di tornare indietro. Però tornare indietro a volte è positivo, a volte no, perché chiaramente quando si hanno 20 anni quei lavoretti si fanno con un certo spirito, quando si hanno 40 anni è diverso. Però è tutta una questione di come si affronta mentalmente la cosa. Alla fine questo lavoretto mi serviva per rimettermi in gioco in qualche modo, per rompere il ghiaccio, per uscire dalle nebbie in cui mi trovavo e così è stato. Perché? Perché facendo questo lavoro si conoscono un sacco di persone. In quei fine settimana in cui ho lavorato, ho conosciuto altre donne, altre ragazze con tante storie diverse che facevano quel lavoro per altre ditte. Ho conosciuto dalle ragazze giovani universitarie che facevano questo lavoretto per mantenersi gli studi, a donne più grandi di 50, 55, 60 anni, magari divorziate, che facevano quel lavoro per arrotondare, per mantenersi insieme magari a altri lavori, tipo stirare, tipo fare la babysitter. Insomma, ho conosciuto un mondo che se fossi stata depressa a casa non avrei conosciuto. Con queste persone è nata una solidarietà, ci siamo scambiati i numeri delle agenzie, i numeri di telefono. E nel giro di una settimana ho cominciato a ricevere un sacco di chiamate dalle agenzie più diverse che mi offrivano lavori di promozione per varie aziende, grazie al passaparola. Ho trovato anche per 5 mesi un bel lavoro in un negozio di bricolage come dimostratrice di prodotti per il restauro del legno e questo mi è piaciuto tantissimo perché era comunque vicino a quello che io sapevo fare. E poi ci sono stati altri lavori, c'è stata la parentesi dell'hotel che vi ho già raccontato, vi metto qui il video se non l'avete visto e da lì poi è scaturita l'occasione del lavoro che sto facendo attualmente. Quindi quello che voglio dire è, muoviamoci. Ho voluto fare questo video per dare un po' di carica, anche se non sono nessuno, non sono una psicologa, non sono una coach assolutamente, sono solo una persona normale che ha letto i vostri commenti, è rimasta stupita, no, non stupita, è rimasta colpita e anche un po' dispiaciuta e quindi volevo darvi un po' di motivazione. Non chiudetevi, anzi fate il contrario, apritevi quando succedono queste cose. Uscite di casa, parlate con le persone, l'importante è muoversi. Se voi vi muovete in qualche modo, da cosa nasce cosa? E
e da magari un lavoretto semplice che può permettervi di riacquistare un po' di autostima, perché comunque vedete che uscite, guadagnate qualche soldino, potrebbe nascere qualcosa di migliore per voi. Anche semplicemente se andate a pulire le scale di un condominio o andate a stirare per un signore anziano, per dire, parlando con le persone che incontrate, potrebbe nascere qualcosa di diverso, di nuovo, di migliore. Quindi, questo è il mio consiglio. Muovetevi, non aspettate che le cose cambino da sole, perché difficilmente lo faranno se voi non innescate la miccia. Poi, comunque, se voi date il via all'ingranaggio, vi accorgerete che pian piano, comunque, se lo volete, se continuate a pensare in maniera positiva, a cambiare comunque la vostra mentalità, a non sentirvi più fallite, vedrete che anche se non fate niente o fate il minimo indispensabile, le cose avvengono. Ed è proprio un meccanismo quasi magico che si innesca appena noi cominciamo a muoversi verso una certa direzione. Non è facile, non è immediato, non è detto che sia una cosa che capita così da un giorno all'altro, però le cose succedono. Questa è la mia esperienza personale, io spero vi sia utile. Iscrivetevi al canale se non siete iscritte, lasciatemi i vostri commenti, le vostre esperienze qui sotto, per me sono importantissime, io sono sempre felice di leggere i commenti che voi mi lasciate. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!